tutti e benvenuti alla cerimonia di consegna del tocco, una cerimonia fortemente voluta dal nostro magnifico rettore. Prima ovviamente di iniziare la cerimonia, passo la parola al magnifico rettore, il professor Angelo Riccaboni. Autorità, colleghe e colleghi, studentesse e studenti, signore e signori, sono lieto di darvi il benvenuto alla cerimonia istituita per festeggiare i nuovi professori e i nuovi ricercatori del nostro Ateneo. Quest'anno tale iniziativa coincide con gli ultimi giorni del mio mandato di rettore. Considerando il forte messaggio di fiducia verso il futuro, che è proprio della cerimonia di consegna del tocco, ho ritenuto che questa potesse essere la migliore occasione per salutare la nostra comunità. Nel momento del saluto è inevitabile svolgere qualche sintetica riflessione su quanto avvenuto in questi 6 intensi anni. Lo farò presentando 10 immagini che considero particolarmente rappresentative. Siamo nell'epoca della comunicazione visiva e mi sembrava utile riassumere la complessità di questi 2000 giorni in 10 proiezioni che inevitabilmente obbligano a sintesi, un po' come succede con Twitter. Sarete d'accordo con me, certamente, nel ricordare che il 2011 e il 2012 sono stati anni assai pesanti per la nostra comunità, così come lo era stato il biennio precedente. Il nostro Ateneo soffriva di una pessima reputazione a livello nazionale e locale. Le crisi di liquidità mettevano in discussione persino il pagamento degli stipendi. Eravamo oggetto di pesanti strumentalizzazioni politiche a livello locale, regionale e nazionale. Per ricordare le difficoltà di quei giorni, ho scelto di fare riferimento a un grafico del 2011 che illustra le previsioni dei flussi di cassa dell'Ateneo. La retta nera rappresenta lo zero nel conto corrente. È una rappresentazione che molti di noi rammentano bene, perché è stata discussa in più occasioni, suscitando sempre forti apprensioni sul futuro. Anche perché, al contempo, il Fondo Nazionale alle Università veniva continuamente ridotto rispetto ai massimi del 2009 e tutti gli Atenei erano tenuti ad attuare la profonda ristrutturazione dell'assetto di governo e dell'organizzazione interna richiesta dalla legge Gelmini. Mentre si doveva far fronte a continue emergenze, l'orgoglio di tutti noi ci chiedeva di non deflettere sulla qualità delle attività istituzionali e di non far ricadere sugli studenti le enormi difficoltà che stavamo allora vivendo. La medesima preoccupazione per le conseguenze sulla reputazione dell'università suggeriva di fare tutti i possibili sforzi per evitare il commissariamento dell'ente. Tale provvedimento, lasciatemelo dire con convinzione, avrebbe bloccato per molto tempo qualsiasi iniziativa di sviluppo, determinando l'irreversibile declino dell'Ateneo. Invece, agendo con impegno su tutte le leve amministrative e gestionali a disposizione, col contributo forte e motivato di tutti i docenti e tutto il personale tecnico-amministrativo, l'Ateneo è riuscito a venire fuori dalla fase più difficile della sua storia recente, riducendo drasticamente i debiti, raggiungendo risultati economici positivi, mantenendo al contempo l'alto livello delle sue iniziative. Ritengo che la chiave di volta sia stata quella di accompagnare sempre le azioni volte al risanamento finanziario con azioni in grado di promuovere lo sviluppo dell'università, così da fornire un senso di direzione e un futuro all'Ateneo, mostrando allo stesso tempo la capacità di non collassare per effetto delle strumentalizzazioni e dei molteplici fronti aperti. Garantire nel medesimo momento, con tenacia e innovazione, il risanamento finanziario, lo sviluppo e la tenuta operativa e psicologica è stato fondamentale per uscire dalla nostra difficile situazione. Attuare queste 3 linee di azione è stato possibile solo in virtù della forte coesione della nostra comunità e all'integrità del sistema di valori di chi opera nella nostra università. Al termine di questa impegnativa esperienza, esco convinto che senza tali componenti niente sarebbe stato possibile. Se la comunità si fosse lacerata, se i docenti e il personale tecnico-amministrativo non avessero condiviso con impegno e passione le direttrici di fondo del piano strategico,
saremmo entrati in un circuito vizioso che avrebbe penalizzato fortemente l'ente e il futuro dei nostri studenti. Prendo spunto da questi riferimenti all'amministrazione per ringraziare il direttore amministrativo Ines Fabbro e il direttore generale Marco Tomasi del prezioso contributo fornito. L'Università di Siena ha avuto l'onore di avvalersi di due professionisti stimati e apprezzati in tutta la comunità universitaria italiana, che all'apice della carriera si sono rimessi in gioco con modestia e grande professionalità. Vorrei evidenziare altresì il contributo dei responsabili e del personale dei dipartimenti, degli uffici centrali dell'amministrazione e dei presidi, che hanno sostenuto sfide e sollecitazioni difficili, spesso innovando e proponendo nuove soluzioni alle questioni che via via si ponevano. Sottolineo anche il contributo fornito dal professor Antonio Barretta in un momento particolarmente delicato per l'ente. Sono grato ai colleghi della mia segreteria per la professionalità e l'affetto dimostrati. Con l'occasione vorrei ricordare Donatella Pagni, che ha condiviso le difficoltà iniziali senza poter vedere purtroppo gli esiti anche della sua fatica. Ho appena sottolineato l'importanza di risanare un'organizzazione senza penalizzare la qualità delle attività istituzionali, ma anzi promuovendone lo sviluppo. La vicenda della Certosa di Pontignano costituisce un'applicazione concreta di tale principio. L'Università di Siena è famosa nel mondo anche per la sua Certosa, di cui io, come tutti voi, sono innamorato. Questa bellissima struttura è un elemento fondante della nostra identità. Come noto, nei momenti più bui, tale struttura ha rischiato di essere alienata. Rappresenta un giusto elemento di orgoglio per tutti quanti noi essere usciti dalle difficoltà finanziarie, mantenendo la proprietà dell'antico monastero e valorizzandone la fruizione. La Certosa è il simbolo del nostro sviluppo perché è stata rilanciata in maniera innovativa attraverso un'operazione di concessione della gestione che ne permette la più ampia e qualificata fruizione, evitando al contempo pesanti impatti sui nostri conti. Questo richiamo mi dà l'occasione per ricordare la professionalità e l'impegno mostrati in momenti particolarmente delicati dai componenti degli organi di governo, Senato e Consiglio di amministrazione, protagonisti del percorso di risanamento e sviluppo, e dai componenti degli organi di verifica, il nucleo di valutazione e il collegio sindacale, che ringrazio per il loro contributo, specialmente pensando ai tempi in cui hanno dovuto operare. Inoltre ho apprezzato molto il senso di responsabilità e l'impegno espressi da parte del Consiglio studentesco. Consentitemi di ricordare altresì il prezioso contributo delle centinaia di colleghi studenti che hanno partecipato ai molteplici organismi nei quali si articola l'organizzazione e la vita istituzionale dell'Ateneo. Sono profondamente grato ai miei delegati per l'impegno e il costante sostegno nell'attuare progetti essenziali per lo sviluppo dell'Ateneo. Per esigenze di tempo menziono soltanto i quattro prorettori: la professoressa Sonia Carmignani, delegata alla didattica, il professor Vincenzo Sorrentino, delegato alla ricerca, la professoressa Alessandra Viviani, delegata all'internazionalizzazione, il professor Lorenzo Zanni, delegato ai rapporti con le imprese. Con l'occasione vorrei citare il professor Antonio Federico, che con ammirevole senso delle istituzioni si è messo a disposizione dell'Ateneo per ricoprire, in questi ultimi mesi, una carica sempre assai delicata come quella di prorettore vicario. Consentitemi un particolare ringraziamento al professor Francesco Frati, il cui contributo come prorettore vicario è sempre stato prezioso e sincero e che ora vede riconosciuti le sue pregevoli doti con l'elezione a rettore per il periodo 2016-2022. Colgo l'occasione per augurare al rettore entrante il conseguimento di importanti traguardi e di nuovi successi per il nostro Ateneo. Tornando ai momenti in cui trova un'espressione concreta il risanamento e lo sviluppo di questi anni, vorrei citare proprio la cerimonia che oggi stiamo condividendo, la consegna del tocco, di cui qui vediamo una foto relativa all'edizione del 2015. L'introduzione l'anno scorso di tale iniziativa discende dall'attenzione che questa amministrazione ha posto nella promozione del senso di appartenenza alla nostra comunità, anche mediante l'organizzazione di un momento formale di saluto a chi raggiunge importanti traguardi professionali, come il caso l'anno scorso e il vostro caso. Questa cerimonia assume un particolare valore
se si pensa che fino al 2013 sembrava impossibile prevedere nuovi ruoli accademici. Invece, fra il 2015 e il 2016, il nostro Ateneo ha salutato l'ingresso di 124 fra ricercatori, professori associati e professori ordinari. Essere riusciti ad attivare nuovamente la programmazione dei ruoli e aprire il reclutamento ai giovani è forse la soddisfazione maggiore di questo mio mandato. L'amministrazione ha iniziato anche un nuovo percorso di valorizzazione del personale tecnico amministrativo. Abbiamo bisogno di nuove posizioni apicali, di promuovere la mobilità verticale, di riconoscere maggiormente il merito, di superare la frammentazione organizzativa. Gli eccessi del passato fanno sì che il confronto dei nostri indicatori relativi al personale rispetto agli altri Atenei ci penalizzi fortemente, per cui solo da poco tempo è stato possibile tornare ad investire in tale fondamentale componente della nostra comunità. Sono fiducioso che tale percorso si consoliderà, aiutando così anche la revisione della struttura organizzativa, inevitabilmente in corso di assestamento dopo i profondi cambiamenti introdotti dalla legge Gelmini. La quarta immagine ricorda l'inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016, svoltasi al Teatro dei Rinnovati. La presenza quella sera di rettori e delegati di centinaia di università, provenienti da tutto il mondo, è coerente con l'impegno dell'Ateneo nella dimensione internazionale, uno dei quattro obiettivi strategici di questa amministrazione. Essere passati dai 6 corsi di studio interamente insegnati in inglese nel 2010 ai 13 nel 2016 rappresenta un evidente segnale di avanzamento nella giusta direzione e fa dell'Università di Siena uno degli Atenei italiani con la più alta percentuale di studenti stranieri nei corsi di laurea magistrale. Dopo i Politecnici siamo al numero 1. Nella foto si vede lo sforzo di tanti colleghi, docenti, personale tecnico amministrativo, che si sono impegnati in quella occasione, ma come in molte altre, in Ateneo e nei dipartimenti, nell'organizzare e supportare eventi e iniziative innovative. L'immagine simboleggia anche il positivo rapporto di collaborazione esistente con il Comune. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Bruno Valentini per la fattiva attenzione costantemente mostrata nei confronti dell'Università e le altre istituzioni cittadine per la loro costante vicinanza. Questa slide, un po' forse non facile da vedere da distante, comunque rappresenta gli esiti dell'indagine Censis, che da tempo ci premia fra i primissimi Atenei d'Italia. Vi posso assicurare, per diretta esperienza, che tale positivo piazzamento, insieme ad altri simili, è stato essenziale in questi anni per perorare la causa di un'università che si trovava sì in pessime acque finanziarie, ma le cui attività istituzionali possedevano un elevato livello qualitativo. Non è stato facile, in momenti così duri, continuare a operare in maniera da conseguire tali risultati. Esserci riusciti è sicuramente merito e vanto della nostra comunità. L'immagine successiva ritrae il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla Pontignano Conference del 2012, in effetti era proprio qui, in questo podio. Questa fotografia ci ricorda innanzitutto che siamo riusciti a riportare la Pontignano Conference a Siena, dopo che per qualche anno era stata spostata a Roma, nonché la vocazione della nostra Università come luogo ideale di confronto fra culture. Ma vuole simboleggiare anche la qualità delle relazioni ricostruite con le istituzioni nazionali e regionali, che considero uno dei lasciti più importanti di questa amministrazione. Gli esempi sono molteplici. Cito innanzitutto il ruolo chiave assegnato all'Ateneo dai ministri Maria Chiara Carrozza e Stefania Giannini ai fini della preparazione e dell'attuazione di uno dei più grandi programmi di innovazione nel Mediterraneo, il programma Prima sui temi dei sistemi alimentari e delle risorse idriche, che verrà lanciato a metà 2017. Ma anche l'impegno della Presidenza del Consiglio per il nuovo centro didattico delle Scotte, il supporto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a Santa Chiara Lab e al progetto Millennials, l'attenzione della Regione Toscana ai temi, per noi centrali, della medicina e della sanità, che ha visto recentemente la firma di 2 importanti accordi, di cui uno specificatamente rivolto al rafforzamento dei ruoli e della ricerca dell'area medica
anche per tener conto adeguatamente delle esigenze delle scuole di specializzazione. A proposito della Regione Toscana, vorrei ricordare il concreto supporto che tale ente ci ha espresso durante tutto il percorso di risanamento e il continuo impegno mostrato sul rilevantissimo tema del diritto allo studio. La foto successiva ci ricorda il Santa Chiara Lab, un centro di innovazione di Ateneo dedicato a promuovere le competenze trasversali e l'ibridazione fra tecnologie digitali e saperi, fattori oggi fondamentali per il successo nel mondo del lavoro. L'immagine rappresenta anche l'attenzione di questa università ai servizi a favore degli studenti, dalla didattica alla cittadinanza studentesca, dall'orientamento in ingresso al placement e al trasferimento tecnologico. Questi riferimenti mi consentono di sottolineare il contributo dei ricercatori, dei dipartimenti e dei laboratori dell'Ateneo alla crescita culturale, tecnologica ed economica del nostro territorio. L'Università di Siena rappresenta per Siena e la Toscana meridionale un motore di sviluppo essenziale. Questo sta avvenendo in molti settori ed è assai evidente nell'ambito del distretto delle scienze della vita, che sta crescendo anche attraverso la forte collaborazione con i nostri dipartimenti dell'area farmaceutica e biomedicale. A proposito del ruolo sul territorio di un'università aperta al futuro, consentitemi anche di ricordare gli impatti positivi sulla crescita economica e sociale prodotti dalla presenza di oltre 18.000 studenti specializzanti, per la maggior parte provenienti da fuori provincia, e di 1.700 dipendenti, numeri che a volte si tendono un pochino a trascurare. La slide numero 8 è una bellissima foto della piazza del campo dall'alto, la sera del concerto di Daniele Silvestri, lo scorso 30 settembre. Questa fotografia ci parla del successo di Bright, la notte dei ricercatori, dovuto all'enorme passione dei nostri docenti e del nostro personale tecnico amministrativo, dei nostri laboratori, che nell'ultima edizione ha consentito di organizzare 60 eventi in 18 contesti diversi. 60 eventi. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare tutti quelli che sono impegnati su Bright e in generale tutti quelli che sono impegnati sulla ricerca, perché i loro risultati hanno consentito a questo Ateneo di mettersi in chiara evidenza a livello nazionale e internazionale. In coerenza con tale impegno, in questi anni è iniziato un innovativo percorso di supporto e nel 2015 è stato lanciato un fondo ad hoc di sostegno. La fotografia successiva rappresenta l'agenda 2030 con la predisposizione dei 17 Sustainable Development Goals. Come noto, tale agenda è stata approvata dai leader di 193 paesi il 25 settembre 2015, nel corso dell'Assemblea delle Nazioni Unite, cui ho avuto l'onore di partecipare in rappresentanza di un'organizzazione internazionale. Attuare tale agenda costituisce un impegno globale estremamente importante, finalizzato a debellare la povertà e a promuovere società più inclusive e più attente all'ambiente. Le nostre comunità e il nostro pianeta hanno bisogno di un modello di sviluppo economico diverso da quello affermatosi in questi ultimi decenni e le istituzioni di alta formazione e ricerca rivestono un ruolo centrale ai fini di tale cambiamento. L'Università di Siena ha un'importante tradizione di studio sui temi dello sviluppo sostenibile. Basti pensare ai lavori pionieristici dei professori Enzo Tiezzi e Alessandro Vercelli. Questa sensibilità storica, direi, e un contesto di riferimento alla Toscana meridionale caratterizzato da un patrimonio ambientale, sociale e artistico unico al mondo, hanno fatto sì che la promozione dei temi della sostenibilità sia stata posta come uno dei pilastri del nostro piano strategico. In linea con tale decisione degli organi di governo, l'Ateneo si è impegnato in molteplici iniziative che si stanno consolidando a livello nazionale e internazionale, fra cui l'assunzione di un ruolo di leadership da parte dell'Ateneo nell'ambito del Sustainable Development Solutions Network promosso dalle Nazioni Unite e guidato dal professor Jeffrey Sachs. La decima immagine, infine, ci riporta a pochi mesi fa, a fine maggio, quando abbiamo introdotto un'altra innovazione importante, la cerimonia pubblica di salute ai laureati dell'ultimo anno accademico. 500 laureati sono intervenuti, insieme alle loro famiglie, ascoltando con grande senso di partecipazione la relazione di Carlo Cottarelli, nostro prestigioso laureato del 1977.
La fotografia ci ricorda anche la creazione avvenuta nel 2014 del Network Alumni, che riunisce molte centinaia di nostri studenti e promuove lo spirito di appartenenza e il senso di identità, fattori indispensabili perché una comunità universitaria sia veramente tale. L'immagine ci parla anche dell'attenzione dell'Ateneo all'occupabilità dei nostri studenti, un altro dei quattro obiettivi del piano strategico, in quanto il network, connettendo fra loro i neolaureati con chi è già inserito in azienda, contribuisce a rendere più facile l'ingresso nel mondo del lavoro. Spero di non avervi tediato troppo con queste immagini. È stato un periodo impegnativo per tutti noi e per le nostre famiglie. Vorrei ringraziare a tal proposito mia moglie Rebecca e mia figlia Giulia per l'amore e la pazienza con cui mi sono state accanto, consapevole di aver dedicato a loro molto meno tempo di quello che meritavano. Portandomi alle conclusioni, nel salutare a nome di tutta la comunità i nuovi 90 professori e ricercatori di quest'anno, vorrei evidenziare che l'Università di Siena oggi presenta condizioni finanziarie in linea con il resto degli Atenei italiani, mantiene alti i livelli di qualità della didattica, della ricerca e del trasferimento tecnologico, registra una fra le più elevate percentuali di studenti internazionali, è rispettata da tutte le istituzioni nazionali e internazionali ed è unanimemente riconosciuta come uno dei principali motori di sviluppo del territorio di riferimento. Beh, per essere stati solo poco tempo fa sull'orlo o dentro il baratro finanziario amministrativo, credo possiamo tutti essere soddisfatti e orgogliosi. Ricoprire la carica di rettore dell'Università di Siena è stato per me un onore e un'esperienza altamente formativa. Porterò sempre nel cuore e nella mente quanto imparato in questo duro ma affascinante periodo. Sono grato della fiducia che questa comunità mi ha voluto esprimere e della coesione che mi avete sempre mostrato. Vi saluto tutti con affetto e vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi mi avete concesso. Grazie. Grazie, grazie. Pasquale Colella. Dopo questo emozionante viaggio fatto di immagini e parole del nostro magnifico rettore, diamo inizio alla cerimonia della consegna del tocco. Sarete chiamati in ordine rigorosamente alfabetico. Iniziamo con Tommaso Addabbo, ricercatore afferente al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Professor Mauro Barni. Professoressa Cinzia Battistella, la ricercatrice Giulia Bernardini, Simone Borghesi, Antonio Carapelli. È stato un piccolo problema, abbiamo saltato Roberto Bartalini,
Ilaria Cardinali. Vincenzo Caridi. Riccardo Castellana. Elisa Cinotti. Letizia Cirillo. Costanza Consolandi. Giovanni Cossa. Massimo D'Auria. Pasquale De Logu. Luca De Vico. Mauro Di Marco. Chiara Falciani. Claudia Faleri. Salvatore Federico. Ornella Feraci. Francesco Ferretti. Beatrice Ficcarelli. Maria Cristina Fossi. Paolo Prezzotti. Fabio Gabrielli. Sandra Gemma. Gabriella Gimigliano. Simone Grandini. Salvatore Grosso. Francesco Iannelli. Francesca Ietta. Alessandro Innocenti. Davide Lacagnina. Mario Lentano. Raffaele Lenzi. Isabella Leoncini. Stefano Luisi. Christoph Lümer. Stefano Maggi. Maria Pia Maraghini. Francesco Marangoni. Francesca Mari. Letizia Marsili. Maria Antonietta Mazzei. Guido Mazzoni.
Donata Medaglini. Ilaria Meloni. Chiara Mocenni. Francesco Molinaro. Emanuele Montomoli. Roberta Mucciarelli. Claudia Mugnaini. Massimo Nepi. Carlo Orefice. Piero Paladini. Stefano Parrini. Laura Patrussi. Pierluigi Pellini. Paolo Piccari. Giandomenico Carmine Piluso. Maurizio Pompella. Cecilia Pozzi. Tommaso Pucci. Tiziano Razzolini. Antonio Riviezzo. Maria Alessandra Rossi. Simone Rossi. Stefania Rossi. Simona Scheggi. Gabriella Tamasi. Silvia Tiezzi. Natascia Tonelli. Daniela Valenzin. Francesca Vannozzi. Gianluca Venzi. Cristiano Viglietti. Abbiamo concluso la prima parte della cerimonia. Vi ricordo che le foto e i filmati di questa cerimonia sono disponibili sul sito dell'Ateneo, in particolare su Flickr, arrivandoci dal sito dell'Ateneo. Inviterei tutti toccati insieme al Rettore a una foto di gruppo qui sulla pedana e successivamente a un brindisi che si svolgerà nel cortile del Rettorato. Quindi se tutti toccati si avvicinano alla pedana, insieme al Rettore facciamo una fotografia. Grazie a tutti.